Al Luar in Festival di Courmayeur con Simone Gandolfo per il suo film Cose Cattive. Allora, Simone, intanto ti chiedo come nasce quest'horror, questa storia centrata poi no, sul web, quindi le nuove tecnologie, quindi questa commistione di cose, di idee. Beh, la storia parla della rete e nasce dalla rete, nel senso che nasce da una riflessione che io ho fatto, essendo quando sono stato scelto per fare RIS, il primo anno, cioè 2 anni fa, ho avuto un'esposizione mediatica che non avevo mai avuto come attore, insomma. E questo genera che tu diventi, sul web diventi un personaggio a cui la gente non crede, cioè non crede che tu sia realmente tu. E ti chiedono se tu sei realmente tu. Quando tu rispondi sì, ci credono. E quello a me è sembrato una cosa molto strana, nel senso che se non, se io sto vicino a te e quindi ho a disposizione tutti i miei sensi, posso capire se fidarmi di te o no, perché è l'istinto che me lo dice. Ma dietro un computer è molto difficile capire se realmente ci si può fidare di qualcuno. E quindi mi sono immaginato che cosa può accadere nel momento in cui c'è qualcuno che sfoga una sua psicopatologia, spacciandosi per qualcun altro. In più la rete, diciamo, dà un'illusione di protezione, per cui sembra che quello che accade, che deriva dalla rete, non sia realmente reale, no? Per cui 99 su 100, cioè, se tu incontri uno con la faccia da maniaco per la strada che ti dice vieni con me in un posto buio, non ci vai. Se incontri uno un po' strano in rete, probabilmente lo incontri. E non è meno pericoloso, è pericoloso ugualmente. Insomma, da questa riflessione nasce il soggetto del film. L'idea di fare un horror è perché, come dire, parlando a un target piuttosto preciso, che insomma sono i ragazzi tra i 15 e i 25 anni, mi sembrava il genere migliore da scegliere per arrivare a più persone possibili, ecco. Senti, io ho notato vedendo il film anche molti omaggi al cinema di genere, da Carpenter a Craven, insomma ce ne sono diversi. Volevo sapere se ho visto bene e se tu sei appassionato poi di cinema horror. Sì, hai visto bene. Io sono appassionato di cinema in generale e quindi anche di cinema horror. Alcuni riferimenti sono stati voluti, sono stati degli omaggi, altri sono venuti per via endemica, nel senso che comunque cibandosi di film, poi uno in maniera, come dice Tarantino, quasi involontariamente ruba. Tarantino dice copiare è peccato, rubare no. E quindi insomma, diciamo che il mio principale obiettivo era raccontare una storia nel modo migliore possibile, non necessariamente fare qualcosa di nuovo. Poi se sono riuscito a fare anche qualcosa di nuovo, sono contento, però l'obiettivo principale era raccontare una storia. E quindi perché non prendere a prestito degli ingredienti da qualcuno che l'ha fatto in maniera magistrale prima di me, insomma. Senti, una volta l'Italia era un po' scuola appunto del cinema di genere, insomma, basta pensare a Bava e ne abbiamo detto uno, ma secondo te oggi che spazio c'è? Non ce n'è più in realtà, ma si sta riaprendo lo spazio al cinema di genere? Adesso siete diversi registi giovani che vi state rituffando nel thriller, nell'horror, quindi forse si stanno riaprendo le porte. Guarda, secondo me c'è spazio per un cinema horror europeo sicuramente, in cui l'Italia può essere una sponda molto, molto potente. Questo è uno dei motivi per cui io ho girato in inglese, perché secondo me soprattutto sul genere, soprattutto su film che hanno come obiettivo quello in qualche modo di arrivare al pubblico, no? E non semplicemente cioè, di denunciare un disagio, un'ossessione da parte di chi li fa. Ma arrivando al pubblico è necessario pensare in maniera europea, perché ce lo dicono che bisogna pensare all'Europa, ma in questo senso secondo me è vero, insomma, l'Italia non ha più la struttura e la forza per bastarsi da sola, perché ci sono molte più piattaforme, no? Una volta c'era solo il cinema, adesso c'è il cinema, la televisione pay, il web, i siti di download, per cui bisogna allargare il bacino di spettatori.
Senti, adesso che progetti hai davanti? E poi soprattutto sono curioso di sapere se vorresti poi in futuro di nuovo magari buttarti in un film di questo, di gettarti in un'impresa di questo tipo. Ma i futuri progetti sono sempre con la stessa sceneggiatrice con cui lavoro ormai in coppia fissa, che si chiama Deborah Alessi. Abbiamo scritto un soggetto che è una commedia, una strana commedia un po' surreale, perché lei ha vinto un fondo di sviluppo con il soggetto di quella commedia, e poi stiamo scrivendo quello che invece io ritengo un po' di più il mio secondo film, che è un film noir che ragiona su una tematica diversa, non c'entra niente il web, ragiona sul fatto che tante volte si percepisce la comunità di immigrati come una comunità che viene discriminata, ma questa discriminazione avviene in tutti e due i sensi, cioè nel senso che nel momento in cui una comunità non si mette in relazione con un'altra comunità, ma fa un nucleo chiuso, nasce la discriminazione. Questo è un po', sempre però, come dire, usando un contenitore di genere che secondo me è molto sano, come Sergio Leone Docet, per raccontare una storia che sia fruibile. Ecco. In bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie. Ciao, grazie.